Vital Sport, non solo bici. Finanziamenti bancari? Noi di Confidi Agricoltori ti garantiamo dal 50 all'80%. Risposte immediate, commissioni competitive. E quindi vi diamo il benvenuto, ci troviamo qui a Estoril a Brusson per la 13ª eliminatoria stagionale, 13ª di 18 eliminatorie che porteranno poi al weekend clou della finale regionale, dell'interregionale del Combat de Genvaux, weekend del 21 e 22 ottobre. Quest'oggi abbiamo 121 bovine suddivise nelle tre categorie di peso. La prima categoria con 27 bovine presenti, bovine che hanno un peso dai 581 kg e oltre. La seconda categoria, bovine dai 531 kg ai 580, sono 39 le bovine presenti in questa categoria, mentre per la terza categoria abbiamo 55 bovine e sono bovine che hanno un peso inferiore ai 530 kg. Mentre aspettiamo il rabattore in campo, iniziamo con ricordarvi subito che per chi volesse iscrivere le bovine per il combatto del Genvaux c'è tempo fino al 30 agosto. Questa è l'informazione che vi diamo subito a tutti i vari allevatori, e quindi aspettiamo che anche gli allevatori si preparino per entrare con le loro bovine in campo. Chiameremo i primi spareggi per la terza categoria, ricordiamo, quindi 55 bovine in questa categoria, le porteremo a 32. Lo stesso poi faremo con la seconda categoria, per poi passare nuovamente alla terza, perché in prima categoria le bovine sono meno di 32, sono 27. Quest'oggi qualificheremo 12 bovine, 4 per ogni categoria, che poi appunto si affronteranno alla finale regionale del 22 ottobre. Saranno appunto 216 le bovine qualificate nelle eliminatorie, più 3 le rene regionali della passata edizione che prenderanno parte alla finale regionale, 219 bovine quindi in tutto. E quindi se gli allevatori e i rabattori sono pronti, possiamo iniziare con la terza categoria, spareggi, portiamo a 32 le bovine. E chiamiamo in campo la numero 69, Gitane di Baraglie Stefano, contro la 117, Riboni Revilugo, e la 49, Tonere di Perniego, contro la 64, Sauvage di Pino Lorenzo, e ancora la 109, Pepite di Giacomo Matteo, contro la 105, Shakira di Giacomo Fernando. Siamo chiamate inizialmente tre coppie, 69 di 117, 49, 64, 109 e 105. E quindi chiamiamo ancora uno spareggio, saranno 4 le coppie in campo. Chiamiamo la 112, Notoni Tiepamonia, contro la numero 3, Merlo di Gironello. Quindi anche 112 e 3. Andiamo in campo 5 rabattori, diamo il benvenuto. Daniele Valle, Stefano Trev, Didier Guérin, Thomas Avante, Davide Pesenti. Ed ecco la prima bovina di giornata in campo, numero 117, Riboni Revilugo. Così lei la 69 che è subito dietro di lei. 69 è Gitane di Baraglie Stefano. Andiamo in campo anche la 64, Sauvage di Pino Lorenzo, che aspetta la 49, Tonere di Perniego.
Ecco in campo anche a numero 3, Melody Gironello, che affronta la 112, ed ecco in campo la bovina di Peren che affronta quella della famiglia Quignot. In campo anche il 109, Petit Jacques Matteo, che affronta la 105, che entra adesso in campo, Shakira di Gioco Fernando. Aspettiamo ancora la 112, no Tony, chi è Bavonia? Ed ecco in campo tutte le otto bovine di terza categoria che abbiamo chiamato per questi spareggi, quattro coppie. Abbiamo subito anche il primo duello tra il numero 109 e 105, due Jaco che si affrontano. Ed ecco che abbiamo anche la prima vincitrice di giornata, la numero 105, Shakira di Jacopo Fernando. E il Grand Cup, lo numero 57, Iris de Jansugo contro lo 22, Pura de Gojac André, 57-22. Abbiamo quindi chiamato anche 57-22, sempre per il pareggio di terza categoria. Ecco la 57 che manca alla storia del campo, Iris di Gianzugo. E vince anche al numero 117, primo di Remi Lugo. E anche al numero 112, Notoni di Bavonia. E allora chiamiamo in campo anche al numero 38, Lombarden di Bagno Manuel, contro la 93, Jardin di Gifu Claudio, e la numero 36, Ainetta di Peretto Luigi, contro la 55, Prestige di Gio Alfredo, 36, 55, 38 e 93. E qua vince anche il numero 49, Tonere di Peren Diego. E chiamiamo in campo anche il numero 47, Rondella, sempre di Peren Diego, contro il numero 70, Bruni di Bagni e Stefano. Quindi anche 47 e 70. Ecco in campo la numero 55, Prestige di Gio Alfredo, che aspetta la 36, Reinetta di Peretto Luigi. E intanto vi ricordiamo a tutti voi spettatori che se volete seguire la battaglia con sorteggio sotto mano, sono qui sul camion a vendere, quindi potete venire qua ad acquistarli. E in campo anche la numero 38, che sfida la 93, che arriva dietro di lei. Thank you.
e Gianni Cruz, anche Frigia, Adenne, di Fus Claudio, Elon Kane, Campolo, 36, e Gottali, Ferretto Luigi, contro il numero 122, Mari Fugli, Letta Angelo, 35, 122. Ricordiamo, abbiamo chiamato anche 47-70. Ecco in campo un'altra coppia, 47-70. Perenniego e Bari di Stefano. E Gagni con lo 57, Iris di Giansugo. E non che in campo con lo 6-3, Mignon di Siepamonia. Contro lo 56, buon di Atta Federico, 113-56. Ecco in campo la 122, la famiglia Lette che sfida la 35, la famiglia Peretto li vince la 55, Prestige di Giro Alfredo, e chiamiamo in campo anche la 94, Melody di Gigiani Cacchia, contro la 111, Mitra di Rosso e Fabio, 94 e 111. Arriva anche la 113 in campo che affronta la 56 di Alta Federico, e qua vince anche la numero 35 di Ferretto Luigi. E allora chiamiamo in campo la numero 108 Poker di Gio Alfredo contro la numero 17 Bandini Ghirardo Davis, 108 e 17. Domanda presenti oggi com'è? Presenti com'è? Gagna il numero 70 Guinide, Bari e Stefano, e non che in campo con lo San Estre, Bufera di Re Rosa Riccardo, contro il numero 11, Mamotta di Guinide Davide, 103-11. In campo 111-94 che si sfideranno. Aspettiamo quindi 108 e 17. Ecco la numero 17 che arriva in campo, e dietro di lei anche la numero 108. E poi la 103 che aspetta la numero 11, ma volta di Guine Davide. Tutte le bovine in campo sono bovine che non si sono ancora mai qualificate alle eliminatorie per la finale regionale. Abbiamo in campo la numero 17 Bandì di Ghirardo Davis, una bovina proveniente dall'azienda di Michele Biona, figlia di Baron, regina regionale in terza categoria nel 2014 e nel 2015.
e sei cani con il mio Sagnose, Mitrale, Rosso e Fabio. E dunque è in campo con Sincanton, Benessere, Siguedi, contro lo Sagnoventon, Carina, deve essere in Aurelio, 51 e 121. E sei cani con lo Sagnatese, Mignone e Chiepavogna. Intanto chiamiamo... Arriva Ken, se per favore può salire sul camion della giuria. E lo c'è in campo il colonio numero 614, Cruzone, la zona di Clavernei, contro lo 66, Dragonde, Aghietta Ivans, 114 e 67. Ecco in campo anche la numero 121, Carina, di Ressere in Aurelio, che aspetta il numero 51, Belessa, di Sio Alfredi. Chiamiamo gentilmente anche Riccardo Reville qua sul palco della giuria. E vince anche il numero 108, Poker, di Gio Alfredo. E adunque è in campo con il numero 6 Legna, Belvillo di Fossoncare, contro lo Sanecchese, Chivaia di Massimo Michel, 101 e 115. E li vince anche il numero 11, Mamota di Bruno e Davide. E allora chiamiamo in campo anche il numero 50, Freda di Biancheredi, contro la 54, Impettugnabla di Gio Alfredo, 50 e 54. Ed ecco 121 e 51. Numero 67 aspetta la 114 con zona della Nicola Vernei, che arriva adesso in campo. Abbiamo chiamato anche 101, 115, 50 e 54. Ecco in campo la 101 di Fosson Karen, che aspetta la 115 di Maché Michel, e al numero 50 anche in campo Fresa di Biancheredi, che aspetta la 54 impettugnata di Gio Alfredo. E qua vince il numero 51, Benessere di Sio Azzeri. E allora chiamiamo in campo la numero 21, Magalini, Marco e Giulio, contro la 119, Sirene di Evi Lugo, 21 e 119. E qua vince la 114, Plumbon, azienda di Colverei, e chiamiamo in campo la numero 48, Guerra di Perendiego, contro la 76, Malisse di Miersoedi, 48 e 76. Ecco in campo la 119 Sirene di Remi Lugo, che aspetta il numero 21, Magalini, Marco e Giulio.
Ed ecco in campo anche al numero 21, appunto, di Malqui Giulio, Magalì. Nel mentre aspettiamo 48 e 76. E vince la 119 sirena di Remi Nudo. E allora chiamiamo in campo anche al numero 15 Iena di Boldrini Rogi contro la 120 Reinetta di Versailles Aurelio, 15 e 120. Perfetto, 76-48, Mia Soedi contro Ferandiego. Ed ecco entrare nella gara numero 120 Reinetta di Versailles Aurelio. E incrocerà le corna contro il numero 15 Iena di Boldrini Rogi, che entra dall'altra parte del campo. La numero 120 la conosciamo già, l'anno scorso seconda e terza categoria Chalon Saint-Victor, Reinetta, la famiglia Versailles. E allora i gagni, il numero 54 impettugnabile di Giro Alfredo, e lo che in campo il numero canta su Tisere, Baradex Rudi contro il 85 Pepita di Resa Nicola, 40-86. E vince anche il numero 115 Clivaia di Maché Michel, e allora chiamiamo anche il numero 2 Morosita di Gironello contro la 66 Cinquetta della Zeta Nicola Remei, 2-66. E noi gagni con 75 malice dei miei soedi. E non c'è in campo il numero 89 Tormenta di Lazio Italo contro la SNG Tormenta di José Fabio, 89-110. Abbiamo chiamato l'ultimo spareggio per la terza categoria. E vince anche il numero 15 Iena di Boldrini Rogi. Abbiamo quindi tre coppie per la terza categoria, adesso andiamo avanti con la seconda categoria, 39 sono le coppie presenti e porteremo a 32 e chiamiamo in campo il primo spareggio, il numero 84 Moretta di Promotor Michel contro il numero 60 Marseille di Marchi Renzo, 84-60. Ricordiamo la seconda categoria sono coppie che arrivano fino ai 580 kg. Andiamo in campo al numero 2 che aspetta la 66 che entra adesso in campo. ...89-110 invece.
ecco in campo la prima bovina per la seconda categoria, è la numero 60 Marseille di Macchi Renzo. Bovina l'anno scorso qualificata in seconda categoria, terza e quarta, avvio Romon. Ed ecco quindi composta la prima coppia per la seconda categoria, numero 60 Marseille di Marchi Renzo, che affronta l'84 Moretta di Fabotton Michel. Ed ecco che prende vita il primo combattimento per la seconda categoria e vince anche la numero 2 Morosita di Gironello, e quindi chiamiamola in campo la seconda coppia per la seconda categoria, la numero 1 Monese sempre di Gironello contro la numero 6 Mandolina di Demo Marco, 1-6. Ed ecco in campo la numero 1 Movese di Gironello, aspetta la numero 6 Mandolina di Demo Marco, 89. E qua vince la numero 89 ancora per la terza categoria Tormenta di Lagi Italo. Vince definitivamente al numero 89. E anche al numero 2 della famiglia Giro, Morosita. E allora crea in campo il numero Cante Catto, Malice di Gigiani Caccia contro il numero di Nitra di William Renadia, 10-44. E per la seconda categoria vince la numero 84 Moretta di Fabotton Michel, e quindi chiamiamo la numero 96 Nero di Reza Ivan contro la 118 Margot di Revi Lugo, 96-118. Ecco in campo la numero 10 Mitra di William Renadia, che affronterà la 44 Malice di Gianni Katia, e li vince anche la numero 40 Suttisa di Valdex Rudi. E allora chiamiamo anche il 73 Lion di Colligile Anais contro il numero 14 Lipenne e Cugini Bagnò, 73-14. Ecco la 96 Mero di Resa Ivan in campo contro la 118 Margot di Revi Lugo, e ha vinto anche il numero 1 Movese di Gironello. Ecco in campo il numero 118 che affronterà la 96, noi chiamiamo 32 Nikita di Richieri Mario contro il numero 90 Peisandi, Lagi Italo, 32-90.
Siamo in campo al numero 118 Mangoni di Lugo. Due anni fa, nel 2021, Regina in terza categoria, proprio qua, Restul, è iniziato il giorno della difesa egregiamente, ottenendo il premio per la combattista, sempre in terza categoria. E qua vince la numero 10, Mitra di William e Nadia. E allora chiamiamo in campo la numero 13, Gourmand, società agricola greve, contro la numero 18, Melody di Bruno e Davide. E anche per la seconda categoria, con questo spareggio, abbiamo portato a 32 le bovine. Ecco in campo 73-14, Colli contro Bagnò. Intanto in campo il numero 90, Paesan di Lazio Italo, aspetta la 32, Nikita di Vicheri Maio che arriva adesso in campo. Peccato il tempo, ma come davano tutti i giorni qua a peso, volevo dire la campana la metto poi a quella che va più avanti la numero 13 Gourmand, società agricola Logher, si sfida contro il numero 18 Melodini, Bruno e Davide che entra dall'altra parte del campo, 18 contro 13. Ed ecco che la regina uscente di questa eliminatoria vince il numero 118 Mangoni e di Lugo. E vince anche il numero 14 di Penne, così il Bagnò. Adesso ho migliorato un casino, la prima che facciamo era la Penne, la prima. Ci rimangono quindi in campo due coppie per la seconda categoria e noi passiamo ai sedicesimi di finale di terza categoria. Al numero 52 Johnny Cœur di Eresa Nicola contro al numero 9 Tonero di William e Nadia e al numero 78 Nikita di Bagno Manuel contro l'85 Tiki di Lazio Ernesto. 78-85, 52-9. Ecco un campo la numero 9, Tonero di William e Nadia, la prima bovina per questi sedicesimi di finale di terza categoria, che affronta la 52 di Eresa Nicola che entra adesso in campo, e intanto qua per la seconda categoria vince il numero 90 Paesan di Lazio Italo. E allora teniamo in campo anche la numero 107 Magalini, Sorriso Alex contro la 104 Flora di Giacomo Fernando. 107-104. La 78 Nikita di Bagno Manuel aspetta l'85 Tichini, Lazio Ernesto. Sempre fatta come tradizione, sempre fatta cosa.
poi vedi sotto il caseificio. E allora ci sento dirti. Dico, dico, ma vado per vedere qua, quasi si perde. E poi fa un filo della scarpata, mi sono scappata così. Aspettiamo anche 107-104, Magalini, Sorriso e Alex e Flora di Giacomo Fernando. Ecco in campo la 104 Floradi, Giacomo Fernando, aspetta appunto la 107, il sorriso di Alex. Intanto abbiamo in campo anche il numero 85, Tichini, la GNS, una bovina che conosciamo già, due delle qualificazioni per lei l'anno scorso, Regine, terza categoria, Gressone Saint-Jean, e poi premiata anche come bovina più produttiva alla finale regionale, un aspetto da non sottovalutare, trattando una bovina che durante l'inverno ha avuto posizioni molto interessanti di latte. Abbiamo in campo ancora uno spareggio di seconda categoria, numero 13 a 18. Bruno Davide, se senti Roberto. E lì vince al numero 78 Nikita di Fabio Manuel per la terza categoria. E vince anche al numero 9 Tonero di William e Nadia. E allora chiamiamo in campo la numero 99 Vertige di Fosson Karen contro la 72 Samara di Biancheredi e la numero 97 Gianduia di Gifu Andrea contro la 117 Ribo di Revinudo. 97 contro 117, 99 contro 72. Quindi ricordiamo ancora una volta a tutti gli spettatori che c'è la possibilità di acquistare i sorteggi per seguire meglio la battaglia proprio qua sul canone della giuria. Lui è passato già subito a Limoncello. Vedete Limoncello c'è un po', non so se dai ancora a scuola. Ecco in campo il numero 97 Gianduia di Gifu Andrea che affronterà la 117 Ribori e Lugo e il numero 99 Vertiga di Fosson Karen che sfiderà la 72 Samara di Biancheredi che entra adesso in campo. 99-72, 97-117. Ricordiamo inoltre a tutti gli spettatori che passeranno dei controlli per verificare l'effettuato pagamento del biglietto di entrata. Pertanto chi si fosse dimenticato di acquistare il biglietto, meglio che si rivolga alla cassa. Thank you.
il numero 13 Gourmande della società agricola Gler, una bovina che avevamo già visto nel sabato precedente alla regionale, sabato che prevedeva il combattere insieme a voi e il confronto interregionale, confronto che quest'anno si svolgerà sabato 21 ottobre. E inoltre vi ricordiamo che per chi volesse un piacevole ricordo della giornata, qua sul canone c'è la possibilità di acquistare i ciondoli proprio dedicati alla manifestazione di quest'oggi. E per la seconda categoria vince la numero 13, Gourmand, società agricola Gler. E quindi chiamiamo in campo la numero 49, Tonero di Ferreniego, contro la 105, Shakira di Gioco Fernando. 49-105. Aspettiamo in campo la numero 49, Tonnello di Ferreniego, e la 105, Shakira di Giacomo Fernando, eccola che entra in campo adesso. 49-105. Intanto ci siamo doveroso ringraziarvi per essere qui oggi ad assistere a questa manifestazione nonostante il tempo, e ringraziamo anche la batteria che abbiamo citato inizialmente e i fotografi Giornata, Berni Ronco, Luciano Ramirez e Mauro Palè, e vi ricordiamo che tutte le foto che questi fotografi scatteranno durante la giornata e nelle giornate passate sono acquistabili il martedì presso la serie delle Battaglie del Ren. Mauro,
di là se vuoi, se no fa... Siamo quindi in campo, quattro coppie per la terza categoria, stiamo portando le bovine a 16, ricordiamo 49-105, 97-117, sono bovine che abbiamo già visto entrare in arena, per primo turno, turno degli spareggi, avevamo 55 bovine presenti in questa categoria. Ricordiamo il prossimo appuntamento domenica prossima, le eliminatorie si spostano a Varghese-Anscher, saranno quindi le ultime 5 eliminatorie, quelle del periodo autunnale, prima di arrivare appunto al weekend clou del 21 e 22 ottobre. Dalla prossima domenica cambieranno alcune cose, cambieranno i limiti di peso che si alzeranno di 10 kg, pertanto il limite di peso della terza categoria passerà a 540, mentre quello per la seconda categoria passerà a 590 kg. E inoltre le bovine dovranno essere gravide di 4 mesi, mentre per il concorso odierno, quindi concorso estivi, le bovine sono gravide di almeno 3 mesi. E tanto vince al numero 72 Samara di Bianchi Agnedi. Chiamiamo in campo anche la numero 112 Noton di Tiebamonia contro la 57 Iris di Jean Sorugo, 112 e 57. E inoltre vi ricordiamo che il 16 settembre ci sarà l'Espace Mont Blanc alla Fully. Ricordiamo, questo appuntamento si svolgerà per un sabato e non per una domenica come è usuale per le eliminatorie. E inoltre il comitato organizza un pullman, pertanto ci si può prenotare entro il 10 settembre per andare appunto a vedere l'Espace Mont Blanc alla Fully col pullman del comitato. Bisogna mandare un messaggio al numero appunto delle battaglie del REN. Vediamo in quel weekend ci sarà anche l'appuntamento 17 con la Fiera di Valtellin, appuntamento molto importante per l'allevamento valdostano. E in campo al numero 57 Iris di Jean Sorugo, aspetta la 112 Noton di Tiebamonia. Ecco, 57-112.
e voilà che dopo un bel confronto vince la numero 107 Magalì di Sorriso Alex, e quindi chiamiamo in campo anche la numero 93 Jardin di Gipu Claudio contro la 55 Prestige di Gio Alfredo, 93 contro 55. Come le forze, voglio tirare sul tiro. Entra ali, mas nem capô, o povo deve ter um bato de longo. Não, tempi quando eravamo in giro che la bandiera era piena, la volevo pulire. Ed ecco la numero 55 Prestige di Gio Alfredo che entra in campo, aspetta la 93 Giardelli, tipo Claudio. No Ciccio, ecco 55-93. Numero 55 Prestige si era già distinta nel concorso di ISIM, concorso che si era svolto il 25 aprile in primavera. E vince il numero 57 Iris di Gian Sugo, e allora chiamiamo anche il numero 70 Bruni di Barai e Stefano contro la 35 Rigotta di Peretto Luigi, 70 e 35. E lì vince la numero 93 Giardelli di Pur Claudio. Abbiamo chiamato 70 e 35 e chiamiamo anche la numero 113 Mignon di Chebamonia contro la 111 Mitra di Rosse Fabio, 113 e 111. Ecco in campo 35-70, Rigotta di Peretto Luigi e Buini di Barai e Stefano. Ecco in campo la 111 e la 113 Mitra di Rosse Fabio e Mignone di Cebavonia, e lì intanto vince la 35 della famiglia Barai Bruni. Scusate, numero 35 Rigotta di Peretto Luigi. E allora chiamiamo in campo la numero 108 Poker di Gio Alfredo
contro la numero 11 Marmota di Bruno e Davide, 108 contro 11. In campo la numero 111 Mitre di José Fabio, prima abbiamo visto Tormenta, la madre della 111, il padre Dinamite, torre fecondazione artificiale proveniente dall'azienda di Ugo Dejana, il Ierto. Ed ecco la 108 Poker di Giovanni Alfredo. Aspetta la numero 11 Marmota di Bruno e Davide che arriva dietro di lei. Ma sono sul cambio, ti rimando adesso, te ne adesso ti rimando. E vince la 111 Mitra di José Fabio. E allora chiamiamo in campo la numero 51 Benes di Suozzelli contro la 114 Lonzon dell'azienda agricola Verenei, 51 e 114. Ed ecco arrivare in arena al numero 51 Benesse di Suozzelli. Che affronta la 114 che entra adesso in arena. Contro la zona di Covernei. E vince la 108 Poker di Giovanni Alfredo. E allora chiamiamo in campo anche la 115 Crivaia di Mancia Michel contro la 54 Impettugnabla di Giovanni Alfredo. 115 e 54. Ed ecco che dopo un altro bel confronto vince la numero 49 Tonera di San Diego
Complimenti ad entrambi gli allevatori, ad entrambe le bovine. In campo la 115, rivale di Marcellicella, aspetta la 54, il pettognabile di Givolfredo. E chiamiamo intanto la 119, sirena di Revinugo, contro la 76, Malisse di Mia Soedi. 119, 76. Ecco in campo anche il pettugnabile di Giorgio, al numero 54. Aspettiamo 119-76. Ed ecco entrare in campo la numero 76, Malisse di Mia Soedi. E dietro di lei la sua avversaria, numero 119, sirena di Revinugo. Siamo in campo la 114, Flonzon dell'azienda agricola Vernei, la madre Prudence, qualche anno fa si è qualificata Dante Sant'André proprio in terza categoria. E vince la 54 impettugnabla di Giorgio. E quindi chiamiamo in campo anche la numero 15, Iena di Bonini Rogi, contro la numero 40, Sutiso di Palavex Uri. 15 e 40. Ecco in campo la numero 40 su Tiso di Valarex Rudi. Aspetta la 15, Iena di Bodrini Rogi. Siamo in campo anche la numero 51, Benesse di Sirozzedi, bovina proveniente dall'azienda di Albanese Giampiero, nipote di Fuoco, che con Edi Vierenzi si è qualificata seconda di seconda categoria nel 2012 a Charenceau. Siamo in campo anche 15:40, due bovine che abbiamo già potuto ammirare nel concorso dei Tug. Bodrini Rogi contro Valarex Rudi. E qua vince anche la 51, Benesse di Sio Zedi.
e chiamiamo in campo l'ultimo confronto di terza categoria numero 2 Morosita di Gironello contro la 89 Tormenta di Lazio Italo 2-89. E dopo un lungo tal confronto vince il numero 117 Ribordi Remi Lugo. Ed ecco in campo la numero 89 Tormenta di Lazio Italo che va a incrociare le corna contro la numero 2 Morosita di Gironello che aspetta in campo. Sono le ultime tre coppie per i sedicesimi di finale di terza categoria e intanto chiamiamo il primo sedicesimo di finale di seconda categoria la numero 59 Berlin di Macchi Renzo contro la numero 12 Caprice di Bruno e Davide 59 contro 12. E lì vince la numero 15 Iena di Bodrini oggi e quindi chiamiamo in campo anche un'altra coppia per la seconda categoria la numero 75 Shakira di Miesoledi contro la 25 Ortega di Giro Alfredo 75-25 59-12. Siamo in campo la numero 59 Berlin di Macchi Renzo, bovina già conosciuta l'anno scorso, terza quarta, di seconda categoria, due Olomon, assieme al suo compagno di stalla Marseille, che l'accompagna anche oggi. Ecco in campo Ortega, la numero 25 di Giovanni Alfredo, che aspetta la 75 Shakira di Miesoledi. Ed entra in campo anche la numero 12 Caprice di Bruno e Davide, si avvicina alla 59 Berlin di Macchi Renzo. Due coppie di terza categoria, altre due di seconda categoria e ci abbiamo chiamato anche un'altra coppia perché vince la numero 2 Morosita di Gironello e quindi chiamiamo la numero 92 Belonne della Gemellicola Veronei contro la numero 33 Mammut di Fabio Walter 92-33. E qua vince anche il numero 12 Caprice di Bruno e Davide
Allora andiamo avanti e chiamiamo la 28 Magalidi Onkosando contro il numero 7 Cheyenne dei cugini Bagnò. Regolato numero 28, magari di Onco Sando, che si sfiderà contro il numero 7, che entra dall'altra parte del campo, Cheyenne dei cugini Bagnò. Anche il numero 28 la conosciamo già, è qualificato al concorso di Chauvinceau. Ecco il campo anche al numero 33 Mammut di Paolo Walter, che si affronterà con la 92 Bellon della Zena Ecola Veronei. E qua vince la 76 ancora per la terza categoria Malisse di Miassovedi, e quindi chiamiamo in campo al numero 79 Siria di Aglio Jean Pierre contro la 34 Shakira di Paolo Walter. 79-34. E vince anche la 75 Shakira di Miassovedi. Allora chiamiamo in campo la numero 31 Nervosa di Vicari Mario contro la numero 5 Merita di Demo Marco, 31-5. Numero 33 Mammut di Paolo Walter, l'anno scorso aveva partecipato all'Espace Mont Blanc che si era svolto a Chamonix. Ecco, quindi abbiamo due coppie in campo, aspettiamo le altre due, 79-34, 31-5. Galsport, non solo bici. Finanziamenti bancari? Noi di Confidi Agricoltori ti garantiamo dal 50 all'80%. Risposte immediate, commissioni competitive. Thank you.
ed è proprio la numero 5 merita di Demo Marco a vincere, e quindi chiamiamo anche la 37 Bruni di Bagno Manuel contro la 71 Promessa di Resa Nicola. 37 e 71. Eccola in campo il numero 71 Promesse di Resa Nicola, aspetta la 37 Bruni di Bagno Manuel. E qua vince la numero 33 Mammut di Paolo Walter. E allora chiamiamo in campo la numero 106 Melodie di Giacomo Fernando contro il numero 39 Manda di Giacomo Matteo. 106 e 39. Ed ecco entrare in campo la numero 106 Melody di Giacomo Fernando contro la 39 che entra dall'altra parte del campo, Manda di Giacomo Matteo. 39 e 106. E lì vince il numero 28 Magalidi Roncosanno, e chiamiamo in campo il numero 100 Liondi Fosson Karen contro la 26 Beschiada di Giro Alfredo. 100 contro 26. E vince anche la 39 Manda di Giacomo Matteo, e allora chiamiamo anche 68 Caprice di Agheta Ivans contro la 29 Liqueur di Remy Giampaolo. 68 e 29. Abbiamo chiamato 126, 68 e 29. E lì vince il numero 34 Shakira di Paolo Walter, ed ecco in campo il numero 26 Beschiada di Gio Alfredo, che si apposta contro il numero 100 Lyon di Fosson Karen, che entra in campo adesso. E noi chiamiamo in campo anche il numero 42 Instagram di Barabex Rudy contro il numero 123 Sibelle di José Fabio.
42, 123. Capisce da Ghetta Ivans contro la 29 di Curdy e di Gianpaolo, entra adesso in campo la numero 68, la conosciamo già l'anno scorso, seconda in seconda categoria, Chalan San Victor. 42-123. E li vince la 37. Guidi di Bagno Manuel, e allora chiamiamo in campo anche la 91 dopo di Codigile Anais contro la 116 Plombo di Verdilugo. E la 42 Instagram di Babex Audi passa il turno, vince perché la numero 123 si perde José Fabio, è stata tolta limiti di peso. E ha vinto anche il numero 68 Caprice di Aghetta Ivans. Allora chiamiamo in campo anche il numero 81 Vespa di Busso Piero contro il numero 84 Moretti di Promoton Michel. 81-84. Anche lui stava prima la cartolina, te la dai da subito. E quindi chiamiamo in campo anche il numero 1 Movese di Gironello contro il numero 10 Mitra di William Bernadia. 1 contro 10, 81-84. In campo la numero 10 Mitra di William e Nadia, aspetta la numero 1 Movese di Gironello. Ed ecco anche la numero 84 Moretti di Promoto Michel contro la 81 Vespa di Busso Piero. E la 116 in campo aspetta la 91 dopo di Codigile Anais. Quattro coppie in campo, siamo in campo la numero 10 Mitra di William e Nadia, il padre Apocalypse, figlio di Pensone, Sistema Borezza, regina della finale regionale di terza categoria del 2010 e seconda di seconda categoria alla finale regionale del 2012. La nonna ribella, bovina della famiglia Suroz, si è qualificata 3 volte per la finale regionale, regina 2 volte proprio qua ad Estoril nel 2010 e nel 2011. Thank you.
e vince al numero 81 Vespa di Busso Piero. Allora chiamiamo in campo anche al numero 118 Margoni e Vilugo contro la 14 Lipende e Cugini Bagnò, 118 e 14. E lì vince al numero 26 Bestiada di Girolfredo. L'ultimo sedicesimo di finale di seconda categoria, al numero 90 Pesanti d'Argento Italo contro il numero 13 Gourmand Società Nicola Gler, 13 e 90. Numero 118 contro la 14. Ecco il numero 13, Gourmand, Società Nicola Gler, aspetta la 90, Feilandi, l'Asia Italo. Mentre in fondo al campo 118 e 14, due bovine provenienti dalla stessa azienda. 14 è stata acquistata dall'azienda proprio di Revilugo. A 118 la regina uscente di questa eliminatoria in terza categoria, due anni fa regina proprio qua. E poi va preso il premio tra la più combattiva in terza categoria alla finale regionale. E vince la 118 Margoni, Revilugo. Siamo in campo tre coppie per la seconda categoria, sedicesimi di finale. Ora passeremo alla prima categoria, sono 27 le bovine presenti, quindi abbiamo qualche spareggio da fare. Intanto vincono al numero 1 di Gironello, Bovese, mentre in fondo al campo 116 e 91 continuano. E quindi per la prima categoria possiamo chiamare in campo la numero 24 Cresoro di Gioalfredo contro la 63 Paridi Poletti e Loris, e la numero 27 Pandoro di Rocco Sandro contro il numero 30 Briganda di Roland Gianni, 63, 24, 27 e 30.
vince la numero 116, Lamboni e Remi Lugo, un'altra delle bovine della famiglia Gemelli che si era qualificata proprio in questa arena 2 anni fa. E quindi per la prima categoria possiamo chiamare in campo la numero 65, Battaglia della Zebra di Covernei, contro la numero 4, Infernal di Gironello, 4 e 65. La 24, preso di Giro Alfredo, aspetta la 63, Paridi, Poletti e Loris, mentre la 27, Pandoro di Ronco Sandro, aspetta il numero 30, Briganda di Roland Gianni. Ed ecco formate le prime due coppie per questi sedicesimi di finale di prima categoria. Aspettiamo anche 65 e 4. Ed eccole anche 65 e 4. Il numero 4 Infernal di Gironello, un'altra bovina qualificata in questa arena 2 anni fa, nel 2021. 3 le bovine qualificate in quella giornata per la famiglia Giro, 1 era Energy, in prima categoria Regina e poi Regina anche la finale regionale. E vi ricordiamo nuovamente che sono presenti ciondoli in ricordo di questa manifestazione, di questa giornata qui sul canyon, quindi chi vuole acquistare può venire qua ad acquistare appunto. Intanto vince anche il numero 13 Gourmand della società agricola Greve, e teniamo in campo la numero 53 Promessa di Colli Gili e Anais contro la 62 Musetto di Steven e Paola, 62-53. Ed ecco che entra in campo la numero 62 Musetto di Steven e Paola, la bovina più pesante oggi, 741 kg per lei questa mattina al peso, bovina che conosciamo già Regina, che sono in Saint Jean, in prima categoria. E lì vince la numero 65 Battaglia della Zebra di Covernei, e chiamiamo in campo la numero 77 Sardina di Ferro Squinobal contro la numero 19 Lunai di Foretti Loris, 19-77. La numero 62 in campo aspetta la 53 Promesse di Colli Gili e Anais. Thank you.
Aspettiamo quindi tre bovine per la prima categoria. Numero 53 Promesse di Colligi Lenais, numero 19 Lunai di Foretti Loris, e il numero 77 Saladina di Ferro Squinoval. Campo anche al numero 27 Pandora di Ronco Sandro, due anni fa regine in prima categoria, l'eliminatoria di Sim. Ed ecco 62-53. Numero 53, ricordiamo, bovina acquistata dalla famiglia Gora, la Rene Gora, si era qualificata con fuori internazionale seconda quell'anno. Due bovini in campo per la famiglia Foretti, 63-77. E vince anche il numero 27 Pannone di Ronco Sandro. E allora chiamiamo in campo il numero 87 Godrink di Milesia di Ronco contro la 74 Tonere di Lazia Watt, e la numero 8 Bambina di Demo Marco contro il numero 45 Corbo di Perendiego. Anche il numero 63 di Foretti Loris ha vinto, pari. E quindi chiediamo in campo anche il numero 83 Melodia, società agricola William S. Hansen,
contro la 43 Swiss di Atta Federico, 43-83. Ecco, 88-109. 74-87. Bambina di Demo Marco, aspetta la 45 colpo di Ferniego che arriva adesso in campo, numero 45, l'altra bambina che aveva partecipato all'Espasson Blanc. In campo anche al numero 43 Swiss di Alta Federico, e qua vince al numero 8 bambina di Marco Demo, e quindi chiamiamo in campo anche al numero 95 Aren De Paranones contro al numero 20 Darling di Povetieroles, 95-20. Vince anche al numero 88 Tupini, non sa Moreno, e quindi chiamiamo in campo l'ultima coppia per questi sedicesimi di finale di prima categoria, al numero 58 Londo di Vascieri contro la 41 Valenza di Paralex Rudi, 58-41. Alan e Ferranone si aspetta il numero 20 Darling e poi tiro questo. In campo anche al numero 58 Londo di Vascieri, già due qualificazioni per lei, due anni fa regina in seconda categoria ad Isim. Qua vince al numero 83 Melody, società agricola William Angel Hansen. Rimangono in campo tre coppie per i sedicesimi di finale di prima categoria. Il
Ecco che vince l'altra numero 58, nonna di Vascieri. E quindi andiamo avanti con gli ottavi di finale di terza categoria. Chiamiamo in campo la numero 9, Tonello di William e Nadia, contro la 78, Nikita di Bagno Manuel, e la numero 107, Magali di Sorriso Alex, contro la 72, Samara di Bianca e Nedi, 9, 78, 107, 72. Ecco in campo la numero 9, con Eva di William e Nadia, la prima bobina per questi ottavi di finale di terza categoria, che entra in campo, aspetta la 78, Nikita di Bagno Manuel. Ed ecco in campo la 72, Samara di Bianca Neri, che si affronterà con la 107, Magali di Sorriso Alex, e qua 9,78. Abbiamo la prima vincitrice per questi ottavi di finale di terza categoria, è la numero 9, Tonello di William e Nadia. Qua abbiamo 72-107 e chiamiamo in campo anche la 117, Rimo di Remi Lugo, contro la 49, Tonello di Pere Niego, 117-49. Siamo quindi due coppie per i sedicesimi di finale di prima categoria, una finisce adesso, vince la numero 74, Tonero di Nadia Watt, e quindi chiamiamo in campo una terza coppia per la terza categoria, e chiamiamo in campo la numero 57, Iris di Gian Sugo, contro la 93, Giardelli di Fu Claudio, 57-93. Abbiamo chiamato anche 117-49. 117 che entra adesso in campo, vivo di Remi Lugo. Protagonista di un lungo da confronto prima. Ed ecco in campo anche la sua sfidante, il numero 49, Tonero di Pere Niego. Anche lei reduce da un bel confronto al turno precedente. Ed ecco anche la 57, l'inese di Gian Sugo in campo, aspetta la 93, Giardelli di Fu Claudio. Ed ecco il numero 93, Giardelli entrare in campo.
abbiamo quindi tre coppie per la terza categoria, una per la prima categoria, numero 95 Alem de Ferro Nunes contro il numero 20 Darling di Poveti Luris. La vincitrice dello scontro tra la 107 e la 72, la Galini Sorriso Alex e Samara Bianca Nedia, conterà poi ai quarti di finale, quindi alla battaglia che conta. L'unica qualificata per questi quarti di finale per il momento è il numero 9, Tonere di William Armadia. Quindi vi ricordiamo ancora una volta che qua sul canone sono a disposizione sia i sorteggi che i ciondoli in ricordo della manifestazione, pertanto potete venire ad acquistarli qua sul canone. Abbiamo in campo al numero 57 il RIS di Jean Sugo, una tovina che è stata acquistata dalla scuderia di Lauro Pong, un allevatore, un protagonista nelle battaglie del Rennes che da poco ci ha lasciato, pertanto vi chiederei un applauso per questo grande protagonista delle battaglie del Rennes, un applauso a Lauro Pong. Grazie a tutti voi. E gli vince la numero 49, Tonere di Perniego. E noi teniamo in campo anche la numero 35, Rigotta di Peretto Luigi, contro la 111, Mitra di José Fabio. E intanto gli vince la 57, la poco facitata inizia di Gian Sugo. E quindi possiamo chiamare in campo anche la 108, Poker di Gio Alfredo, contro la 51, Benesse di Sio Sedi. 108, 51, 35, 111.
metto in campo la 111 mitra di José Fabio, che si affronterà con la 35 Rigosta di Pierretto Luigi, che arriva subito dietro di lei. 35-111. Aspettiamo anche la 108 che arriva adesso in campo, poche di Girolfredo, che aspetta la 51 dell'Esso di Sirozzedi. Ed eccola entra in campo la numero 51 Bellezza di Sirozzedi. E lì vincerà la numero 72 Samara Giancianedi, e quindi ci andiamo in campo la numero 54 Impettugnabla di Girolfredo contro la 76 Marissa di Niassoedi. 54 e 76. E qua vince la numero 35 Rigosta di Pierretto Luigi. E allora chiamiamo l'ultima coppia per questi ottavi di finale di terza categoria, la numero 15 Iena di Bodrini Oggi contro la numero 2 Morosita di Givonello. 15 contro 2, 54 e 76. Ecco in campo la numero 54 impettinabile di Givolfredo. Givolfredo che ha due bovini in campo. E voilà anche la 76 Malissa di Miassoedi, si affronterà proprio contro la bovina di Givolfredo. Entra in campo anche la 2 Morosita di Givonello, che aspetta la 15 Iena di Bodrini Oggi. Ecco formate le quattro coppie. Siamo in campo al numero 108 poker di Givolfredo, una bovina che ci ha fatto notare dal concorso primaverile di Sim, una figlia di Subretto, due volte qualificata sia Dante Sant'Andrea e una volta uscendo dal campo col Bosché. Thank you.
Prendono vita i tre confronti di terza categoria. Ed ecco che dopo un imprevisto che ha colpito al numero 15 Iene di Bodrini oggi vince al numero 2 Morosita di Gironello. E lì vince la 76 Manisse di Mierso Edi, che rimane una coppia per questi ottavi di finale di terza categoria. Vediamo ancora in campo una coppia per i sedicesimi di finale di prima categoria. Aspettiamo di definire questi due confronti, visto che abbiamo una coppia appunto di prima categoria, come abbiamo appena detto, per poi passare agli ottavi di finale di seconda categoria. E intanto vi ricordiamo domenica prossima l'appuntamento a Val Grisanche. Saranno i 5 ultimi appuntamenti, le 5 ultime eliminatorie prima di arrivare al weekend clou del 21 e 22 ottobre. Sabato 21 ottobre avremo il confronto interregionale, dove si sfideranno delle primipare, quindi bovine che hanno avuto il loro primo parto l'inverno scorso, bovine valdostane delle valli di Lanzo, del Canavese. E poi avremo anche il confronto a Degelmo, per il quale sono aperte le iscrizioni fino al 30 di agosto. E poi il 22 avremo la finale regionale. E intanto lì vince per la prima categoria numero 20 Darling di Forlì-Lovis. E quindi possiamo andare avanti e iniziamo con la seconda categoria. Chiamiamo in campo la numero 12 Caprice di Duino e Davide contro la 75 Shakira di Nesso Edi, e la numero 33 Mammut di Fabio Valter contro la 28 Magali di Rocco Sandu. E poi ancora la 34 Shakira sempre di Fabio Valter contro la 5 Meralita di Demo Marco. 12 e 75, 33 e 28, 34 e 5, 3 coppie per gli ottavi di finale di seconda categoria. Intanto diamo benvenuto alle autorità comunali e regionali presenti sul campo. Vediamo l'assessore agricoltura Marco Carrelli, il consigliere Augusto Rolandel. Eccolo in campo il numero 28 Magali di Rocco Sandu, che aspetta la 33 Mammut di Paolo Walter. Dall'altra parte del campo il numero 12 Caprice di Duino e Davide entra nell'arena e aspetta la 75 Shakira di Mierso Edi. Il numero 28 la conosciamo già, la bovina già qualificata per la finale regionale negli anni passati. Ed ecco composta la coppia della 75 alla 12, Duino e Davide e Mierso Edi. Ed entra in campo anche la 33, Mammut di Fabio Walter. Si avvicina la numero 28, Magali di Ronco Sandu. Ed entra in campo anche la numero 34, Shakira, sempre di Fabio Walter. E la 5, Meralita di Demo Marco, un'altra bovina già conosciuta, la conosciamo al numero 5, Meralita di Demo Marco, l'anno scorso seconda in seconda categoria al Col de Giù. Mentre la numero 33, Mammut di Fabio Walter, aveva preso parte all'Espace Montblanc. Intanto la terza categoria vince la numero 51 Bellezza di Suazedi. E quindi chiamiamo in campo anche la numero 37 Bruni di Bagno Manuel contro la 39
banda di Gioco Matteo, 37, 39, 4 le coppie chiamate in campo per questo ottavo di finale di seconda categoria. Contro la 68 Caprice di Agheta Ivans, 26 e 68. Ecco la 37 in campo, Guini di Bagno Manuel, aspetta la 39, manda di Giacomo Matteo. Ecco 37-39, composta un'altra coppia per la seconda categoria. Noi aspettiamo ancora la 26 da schiada di Alfredo Giù e la 68 Caprice di Agheta Ivans. Ecco entra in campo la bovina di Giù Alfredo. Qui vince la numero 28 Magali di Ronco Sandro e quindi chiamiamo in campo la numero 42 Instagram di Balanex Rudy contro la 116 Flambo di Remi Lugo, 42-116. Entrata in campo anche la numero 68 Caprice di Agheta Ivans, l'anno scorso seconda in seconda categoria a Chalon Saint-Victor. Ecco in campo il numero 42, Instagram di Balanex Rudy, aspetta la 116, Flamori, Remi Lugo. Ecco che entra in arena anche la 116, Flamori Remi Lugo, due le qualificazioni per lei, l'anno scorso a Chalon Saint-Victor, due anni fa, proprio qui ad Astullo. Thank you.
Qua vincono 5 medaglie di Demo Marco e quindi andiamo avanti e chiamiamo in campo anche la numero 81 Vespa di Busso Piero contro la numero 1 Movesa di Givonello 1 e 81. Ecco in arena il numero 1 Movese di Gironello che aspetta l'81 Vespa di Busso Piero. L'ultimo ottavo di finale di seconda categoria al numero 118 Margoli Remi Lugo contro il numero 13 Gourmand Società Agricola Greer 118 contro 13. Ecco in campo anche il numero 81 Vespa di Busso Piero. Marco di Rai Lugo, ultima coppia per questo ottavi di finale di seconda categoria, intanto vince il numero 1 Movese di Gironello. Possiamo quindi procedere con la prima categoria, gli ottavi di finale anche per questa categoria, il numero 23 Flick di Mussone Luca contro la 46 Arisonari per Diego e il numero 80 Mirod di Busso Piero contro il numero 16 Zara di Tirano Davis 23, 46, 80 e 16, due coppie per la prima categoria. Intanto qua vince la 26 Peschiana di Girolfredo e quindi chiamiamo un'altra coppia, il numero 82 Chiariotta Società Agricola William N. Jalansen contro la 63 Paridi Foresti Loris 82 63 80 e 16 23 46. Lei la tira.
Ed ecco le prime bovine di prima categoria che entrano in campo, la numero 46 a Ghisonari per il Diego, si affronterà con la 23 Flick di Mussone e Luca. Ed è in campo anche la 16 Zara di Tirano Davis, che aspetta il numero 80 Milod di Busso Pieo. Aspettiamo anche 82-63. Ecco la prima coppia è composta 23-46, Flick di Muxane e Luca contro Risona per Diego. Entra in campo anche la 63 Parigi di Foretti e Loris, aspetta l'82 Vieni Rotta di William e Chalancer. In campo abbiamo anche la numero 16 Zara di Gerardo Davis. L'anno scorso con la scuderia di Aurelio Cretien si era qualificata terza e quarta in prima categoria a San Cristoforo. Ecco la sfidante della numero 16 di Zara, la numero 80 Milod di Busto Piero. Abbiamo in campo una coppia per la seconda categoria, 3 per la prima categoria. 5 su 6 sono bovine al loro primo turno, mentre la 63 avevamo già vista negli spareggi. E intanto vince la 46 a Ghisonari per Diego. Andiamo avanti, chiamiamo in campo la numero 27 Pandore di Rocco Sandro contro la 65 Battaglie dell'azienda agricola Veronei, 27-65. Il numero 13 al 118 l'abbiamo già visto nelle arene, il numero 118 due anni fa Regina, in terza categoria proprio qui, poi più combattiva la finale regionale, mentre il numero 13 dicevamo ha preso parte il sabato prima della finale regionale al combat che ha organizzato, ricordiamo combat del genere interregionale. Abbiamo in campo anche il numero 27 Pandore di Ronco Sando, due anni fa Regina in prima categoria di Sim. Guardiamo, due anni fa la battaglia di Sim non si era svolta come di consueto il 25 aprile, ma si era svolta nel periodo estivo causa Covid.
la 118 Margodi e di Rugo, e qui entra in campo anche la 65 battaglia della Zella Nicola Veronei, e noi chiamiamo la 62 Musetto di Stefania Paola contro la 19 Lunai di Poretti e Loris, 62-19. Abbiamo trovato anche le 8 che prenderanno parte ai quarti di finale per la seconda categoria. L'ultima vincitrice è stata proprio la 118 della famiglia Reville. Ora stiamo portando a 8 anche la prima categoria. Però per ora una sola qualificata per questi quarti di finale, la numero 46, Arizona di Perendiego, che incrocerà le corna nel prossimo turno o contro la numero 80 Milode di Busso Piero, o contro la numero 16 Zara di Milano Davis. Ed ecco che entrano in campo anche 19-62, al numero 62 Giuseppe di Steven e Paola, è la bovina più pesante oggi, 741 kg, affronta il numero 19 Lunai di Poretti e Loris. Ricordiamo che per la famiglia Poretti sono tre le bovine ancora in gara, prima categoria. Nuovo 62 Musetto di Stefania Paola, la conosciamo già, già regina, eliminatore di Gesso Vestre già in prima categoria. E lì vince la numero 19 Lunai di Poretti e Loris, e quindi andiamo avanti e chiamiamo la numero 88 Tupini Nossa Moreno contro la 74 Tonero di Lasi Amat, 88-74. Chiediamo al presidente del comitato locale Ugo Reville di avvicinarsi al palco della giuria. E qua vince la numero 82 Ghiariotta, società agricola William e Sorensen, e noi chiamiamo la numero 8 bambina di Demo Masco contro la numero 83 Melody, sempre società agricola William e Sorensen, 8-83. In campo abbiamo 88-74 Tupino San Moreno e Toner di Lagierat. Thank you.
c'è una carrella che ha discusso prima. Vi ricordiamo che per chi volesse rivivere i momenti di questa giornata, ma anche delle eliminatorie passate, potete guardare le eliminatorie sul canale YouTube Battaglia Arena Live, dove avete tutte le riprese delle varie eliminatorie disputate durante l'arco della stagione. E quindi potete anche rivedere le eliminatorie degli anni scorsi, non solo quelle di questa stagione di combattimento. Ecco, vediamo che aspettiamo in campo la numero 8, bambina di Demo Marco, la numero 83, Elodie della società agricola Charles Saint Guilherman. E intanto vi ricordiamo anche qualche sponsor, ricordiamo CVA, Boffo Combustibili, Confui, Coldirettivo Valle d'Aosta, Gran Sport, Confidi Agricoltori Valle d'Aosta, L'AREV, l'Association Regionale et Leur Val d'Otten, CIA, Agricoltore delle Alpi, Volt System House, PMN Utensili a Car, Cooperativa Produttori Latte Fontina, CVR, Centro Revisioni Valdostano, Digel, Agova Mongiove, Noregatti, Macchine Agricole, Mogi, l'HM di Eolian Rio, il Tunnel di Mont Blanc, l'Agriturismo Bienetre di Presenidi, e intanto entra in campo la numero 83, Melodita, Società Agricola, Charles Saint Guilherman. Ecco, 83-8, numero 8 è bambina, di Demo Marco. E li vince la numero 88, Tupi, di Nossa Moreno. E quindi chiamiamo l'ultimo ottavo di finale di prima categoria, la numero 20 Darling di Forati Rovis contro la 58 Lom di Vascedi, 58-20. Ed ecco in campo la numero 58, sarà protagonista nell'ultimo ottavo di finale di prima categoria. La conosciamo già, l'Ondo di Vascedi, due qualificazioni per lei l'anno scorso, a Porta Martente, la seconda in seconda categoria. Due anni fa, Regina di Sim, sempre in seconda categoria. Abbiamo in campo quindi due delle Regine di Sim di due anni fa, la numero 27 Pandora di Rocco Sandro, la numero 58 l'Ondo di Vascedi. Anche l'altra regina, Moncler, della famiglia Clerensi, già qualificata in primavera, sempre di Sim. E li vince il numero 16, Zara di Giorgio Davis. Ed ecco il numero 20, Darling di Poveti Rovis.
arrivava in cortile del cono proprio contro il numero 58 Rondo di Vaceri. E lì vince la numero 8, bambina di Demo Marco. Abbiamo quindi due coppie in campo per la prima categoria. Stiamo portando, ricordiamo ancora una volta, le bovine a 8. Dopodiché passeremo alla terza categoria, sarà un momento cruciale. La battaglia che conta, quelle che vincono si qualificano per la finale regionale. Ricordiamo, oggi qualifichiamo 12 bovine, 4 per ogni categoria. Questo accade in due linee eliminatorie, sono 18 concorsi eliminatori, quindi 216 le bovine qualificate a fine stagione, alle quali si aggiungeranno le tre gare regionali della passata edizione, che arriveranno a un totale di 219 bovine, che si affronteranno alla finale regionale del 22 ottobre. Intanto il comitato locale ci tiene a fare dei ringraziamenti, ci ringrazia l'amministrazione comunale, tutte le autorità presenti e volontari, il bar Bieteron e il bar pranzo di Babette e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e all'organizzazione della manifestazione. Visto che siamo in prima categoria, vi ricordiamo anche i pesi delle quattro bovine che sono in campo ad affrontarsi. Sono in campo al numero 27, Pandori, Ronco Sandro, 649 i chili per lei. Mentre
per la battaglia numero 75 della azienda Nicola Veronese, 670 kg. Per la numero 58 l'ombra di Vasiedi, 632 kg. Mentre per la numero 20 della Linghi di Forettino, 674 kg. Pandove di Moncofanno e vince anche al numero 20 Darling di Poetioris. Finiscono in contemporanea i due ottavi di finale che ci rimanevano per la prima categoria, e quindi possiamo passare alla terza categoria delle quarti di finale. Quindi quelle che vincono si qualificano per la finale generale del 22 ottobre, e chiamiamo in campo la numero 9 Tonello di William Bernadia contro la 72 Samara di Biancheredi. Al numero 49 Tonere di Perendiego contro la 57 Iris di Giansugo. Al numero 35 Negottari Peretto Luigi contro la 51 Benesse di Sivazzedi. Al numero 76 Malice di Miasoedi contro il numero 2 Morosita di Gironello. Quattro coppie, ci saranno quattro vincitrici che saranno le quattro bovine che si qualificheranno per la finale regionale. Abbiamo quindi chiamato 972 49, 57, 35, 51, 76 e 2. E abbiamo in campo la prima bovina per questi quarti di finale, la numero 9, Tonero di William Bernadia. 514 kg questa mattina per lei al peso. In campo anche la numero 2, Morosita di Gironello. Ed ecco il campo che arriva la 72 Samara di Biancheredi, che si affronterà contro la 9 già in campo di William Bernadia. La 2 Morosita di Gironello aspetta la 76 di Miasoedi Malis. Abbiamo in campo poi la 35 Mitra, scusate, Rigotta di Peretto Luigi, che aspetta la 51 Benesse di Sirofredi. Ecco, 76 e 2. Da inizio il primo quarto di finale di terza categoria, 9 e 72, Tonero e Samara. Ah. 35 e 51, mentre 49 Tonero di Perendiego. Aspetto la 57 Iris di Giansugo, che arriva adesso in campo. Tutte quattro le bovine che si qualificheranno saranno bovine alla loro prima qualificazione. Non ci sono bovine già qualificate negli anni passati. Adesso in campo per questi quarti di finale di terza categoria. Il numero 9 che canta in mezzo al campo è del toro di Tarzan, della famiglia Baraibo, viene acquistata da Claudio Bertò, qualificata più volte per la finale regionale. Poi in campo la numero 51, la famiglia Sciro accompagnata da Didier.
figlio, nipote di fuoco che con Eddie Ranger qualificata seconda di seconda categoria a Sanremo 2012 e provincia al numero 9 Tonnerre. La famiglia William Fassen si conquista la prima grande qualificazione per la finale regionale. Complimenti a Luca, complimenti alla famiglia Fassen William e a Tonnerre. Abbiamo la prima bovina qualificata quest'oggi per la finale regionale. Andiamo bene. Mentre al numero 70 ferma lista di mia sorella del Toro di Chiusquadra, la famiglia Bonen, seconda di seconda categoria Sarve nel 2016. A 51, Beles, il signor Seri, del Toro di Matematica, di Loris Pieri, figlia di Morien, 5 volte qualificata per la finale regionale, 5 volte regine concorsi, 2 volte terza quota alla finale regionale. Andiamo in campo anche al numero 2, Morangita di Gironello, figlia di Pepita, 4 volte qualificata per la finale regionale, proprio qua a Estun, è uscita Arena, e anche terza quarta di seconda categoria, la finale regionale del 2014. Vince, si qualifica al numero 57 l'Irisse di Jean Sugo e si qualifica anche al numero 76 Malice di Nesso Edi, che ripete la qualificazione di Tango 2 anni fa, proprio qua nessuno, la prima qualificazione per lui. Abbiamo quindi 3 bovine qualificate per la terza categoria. Abbiamo ancora lo scontro tra 35 Rigotta della famiglia Peretto e la 51 Benesse della famiglia Sugo. Abbiamo formato una semifinale tra Cattolero di William e Nadia e Tiris di Jean Sugo, mentre la vincitrice tra 35 e 51 sfiderà per la semifinale al numero 76 Malice di Mia Soedi. E vince e si qualifica per la finale regionale anche al numero 51, benessere di Sivo Sedi. Complimenti sia alla famiglia Peretto che alla famiglia Sivo. Abbiamo le 4 qualificate per questa terza categoria, 4 bovine alla prima qualificazione. E quindi possiamo andare avanti con i quarti di finale di seconda categoria. Chiamiamo in campo la 75, Shakira di Mia Soedi, contro la 28 Magali di Roncosanno, la numero 5 Merolita di Devo Marco, contro la 39 Manda di Giacomo Matteo,
al numero 26 Pescara di Girolfedo contro la 42 Instagram di Valex Uri, al numero 1 Movese di Gionello contro la 118 Margo di Remi Lugo, 75 28 5 39 26 42 1 e 118. Ecco la 118 e la 1, due bovine che si schiereranno in questi quarti di finale. La 42 aspetta la 26 bestiale di Girolfedo che arriva dietro di lei. La 28, la 75 si affronteranno tra pochi istanti, magari di Ronco Sandro e Shakira di Mia Soedi, e aspettiamo ancora la 5 Margherita di Devo Marco e la 39 Manda di Giacomo Matteo per comporre le 8 bovine che si contenderanno i 4 posti per la finale regionale di seconda categoria. Eccola la 39 di Giacomo Matteo, Manda. Eccola la numero 5, Margherita di Devo Marco. Sono tutte in campo le bovine che si contenderanno questi 4 posti per la finale regionale. Sono in campo la numero 28, Margherita, Ronco Sanno, bovina già qualificata nel 2018 a Chiamenso. Siamo in campo la regina uscente di questa eliminatoria, la 118, Margot, la famiglia Reville. Poi ricordiamo ancora una volta chi combattiva la finale regionale in terza categoria, e la numero 5 Margherita di Marco Demo, l'anno scorso seconda in seconda categoria al Col d'Agiù, prima eliminatoria per il circuito estivo per le battaglie delle rene del 2022. Numero 1 Movese di Gionello, messo una bovina che oggi vediamo nei campi, ma la bovina che passa l'estate in alpeggio, regina in alpeggio, gestito dalla famiglia Girone, il toro di Petita, che si è qualificata 4 volte per la finale regionale, terza colata di seconda categoria alla finale regionale del 2014. Mentre abbiamo in campo anche la 28, magari di Ronco Sanno. Intanto li vince la numero 5, Margherita, la famiglia Demo, abbiamo la prima qualificata per questa seconda categoria, conquista la sua seconda qualificazione Margherita, complimenti alla famiglia Demo, complimenti anche a Giacomo Matteo. Poco fa parlavamo della numero 28, molte volte si parla di file date, ma lei è anche una madre d'arte, la figlia Tango, l'anno scorso regina in prima categoria che sono in Saint-Jean, e seconda l'Espace Mont Blanc, dove è uscita Reina Reindon della famiglia Carren. Vince con più momento la 118, ma la sfida non è finita tra la 118 Mango e la 1 Movese. E invece qua da rendersi alla 28 magari di Ronco Sanno, e Mia Soedi con Shakira al numero 75 conquista la seconda qualificazione per quest'oggi. Buisson porta bene la famiglia Nelson, ricordiamo 0 anni fa un'importante qualificazione con Tango proprio qua ad Estrul.
Shakira e Merlita, le due bovine che sono già qualificate, si affronteranno anche in semifinale, pertanto due vincitrici delle due coppie che sono in campo si affronteranno poi nella seconda semifinale. Possiamo ricordare anche i pesi delle quattro bovine in campo, il numero 26 è il Beschera di Giovalfiore questa mattina, 580 kg giusti, mentre il numero 42 Instagram di Valavex Uri, 568 kg, il numero 1 Movese di Gironello, 573 kg, mentre il numero 118 Margo di Reviludo, 568 kg. Siamo in campo due dei protagonisti dell'ultimo confronto che si era svolto proprio qua all'Estoril, la famiglia Gironello e Reviludo, nella passata eliminatoria di due anni fa qui all'Estoril vanno qualificato tre bovine a testa per la finale regionale, una di esse appunto la propria Margo. Thank you.
Sentiamo il coschito alle nostre spalle, diamo il benvenuto anche a loro qui a Restul. No, due dei quarti di finale in campo per questa seconda categoria. Vediamo se Balanex Muri aggiungerà Instagram, su bambine qualificate, ecco, vediamo la prima eliminatoria. Per quanto riguarda l'eliminatoria estive, Balanex Muri ha avuto la regina in prima categoria strega, la regina anche due anni fa con Bezianu. Vedremo se invece Piero Giraud riceverà un regalo per il suo compleanno in ritardo da parte della sua destiala, il numero 26. Ed è la 42 Instagram di Balanex Muri che vince e si qualifica per la finale regionale, pertanto la seconda bambina che qualifica Balanex Muri per questa stagione di combat. Complimenti anche ad Alfredo Gio e a Beschiada. Tutte 5,68. Ultima 68. Adesso sì. E quindi vince e si qualifica per la finale regionale il numero 118 Mago per la famiglia Gavil. Complimenti anche a Gionello e alla sua Movese, oggi ha veramente fatto il meglio di sé. E quindi abbiamo anche il lotto di seconda categoria delle qualificate per la finale regionale, e quindi possiamo andare avanti con la prima categoria e chiamiamo in campo al numero 46 Arizona di Peragnego contro il numero 16 Zara di Gerardo Davis, al numero 82 Ghiriotta società agricola William Johnson contro il 27 Pandora di Ronco Sandro, e chiamiamo ancora in campo al numero 19 Lunai di Foretti Rovis contro la 88 Tupi di Nosser Moreno, e la numero 8 Bambina di Devo Marco contro la numero 20 Darling di Foretti Rovis. 46 e 16, 82 e 27, 19 e 88, 8 e 20. Ed ecco in campo la prima bambina per questi quarti di finale di prima categoria, la numero 88 Tupi di Nosser Moreno. Aspetta il 19, Lunai di Foretti Rovis. In campo anche la 27, Pandore di Ronco Sando. La
aspetta l'82, viene rotta, William Schoensen, in campo poi anche la 16, Zara di Gerardo Davis, che aspetta la 46, Arizona di Diego Perren. '82-'27, la prima coppia in campo. Ed ecco anche 16-46. Arriva ora anche la 19 che si affronterà contro la 88 che aspetta già in campo, e quindi aspettiamo anche la numero 8 bambina di Devo Marco e la numero 20 Darling di Foretti e Loris. Foretti e Loris ha due bovine in questi quarti di finale di prima categoria, Lunai e Darling, 19-20. Ed ecco la numero 8 bambina di Devo Marco, entra in campo, per lui già la qualificazione oggi come ritta in seconda categoria. E prende vita il primo quarto di finale, 19-88, Lunai e Tupi.